Le operazioni di Banca Etruria più azzardate sono avvenute tra il 2008 e il 2010, lo ha detto il procuratore di Arezzo Roberto Rossi in audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. Negli anni seguenti, infatti, le ispezioni della Banca d'Italia avrebbero reso più prudenti i dirigenti dell'istituto. Ci è sembrato strano, ha aggiunto Rossi, che venisse dalla Banca d'Italia incentivata l'aggregazione di Banca Etruria con Popolare di Vicenza che, leggendo dalle fonti di Via Nazionale, era in condizioni simili. Ma c'è di più, al procuratore di Arezzo non risulta agli atti della sua inchiesta sulla bancarotta di Banca Etruria l'intercettazione del 3 febbraio 2015 fra l'allora vicepresidente di Etruria Pierluigi Boschi, padre dell'attuale sottosegretaria Maria Elena, e il DG di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Secondo il procuratore si tratta di accertamenti disposti dalla Procura di Vicenza di cui non ci ha reso, ha detto lui stesso, partecipi. E proprio la datazione delle operazioni più azzardate, appunto nell'ex Banca Etruria, è stata commentata anche dall'onorevole Maurizio Bianconi, sentito telefonicamente durante la nostra trasmissione Nero su Bianco dedicata proprio al crack di Etruria. È chiaro che se lui porta tutto al 2008-2010 e tira per la prescrizione per il vecchio consiglio di amministrazione e non colpire il nuovo consiglio di amministrazione. Non mi pare che sia una visione serena, perché poi il consiglio di amministrazione è l'ultima ruota del carro di questa vicenda. Insomma, ha fatto perché glielo lasciavano fare. Quindi secondo lei è un processo quello sul crack a rischio prescrizione? Se dice così, certo. Perché sposta la commissione del reato nel 2008, siamo nel 2017, faccia lei.